Buongiorno ragazzi, io sono Manolo Engler e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo all'11 ottobre, fa un freddo della Madonna, ci sono 6 gradi e sono le 6 e mezza di mattina. Mi sto dirigendo verso un laghetto a pagamento che si chiama San Marcello Lake, chi lo conosce come Cocchias è il Cocchias, e andremo alla ricerca di luci, quindi proverò a prendere il mio primo luccio con la mia prima combo da casting. Quindi proveremo a mettere sotto sforzo questa attrezzatura. Io i primi lanci li ho già fatti a casting, non sono capacissimo a lanciare, però c'è anche da dire che non serve una laurea. Ora scaldo un po' la macchina e ci dirigiamo verso il laghetto, ragazzi, ci vediamo dopo. Bella! Cosa vuol dire abitare in periferia a Milano, Cenk? Porco di... Bene ragazzi, siamo arrivati. Abbiamo fatto il permesso, oggi pescherò tutto il giorno, quindi ci provo a tirar fuori qualche bel pesce. La temperatura è glaciale, ci sono tipo 6 gradi, cosa che non va bene per me, ma va stra bene per i pesci, assolutamente, soprattutto per i lucci che iniziano ad attivarsi con l'acqua un po' più fredda. Ovviamente ricordatevi sempre un bel cavetto grosso, bello strong, questo qua è un cavetto da 1 mm. E partiamo con una swim, via, cattiveria. Pike con la gomma del botto. È arrivato il primo pike di giornata. Ok. Entra dentro. Ok. Wow. Andiamo con il release. Sì, cazzo, è arrivato anche il primo pike sul gommone del botto. Questo qua è una gomma da 15 cm. Armata con un'ancoretta, ovviamente senza ardiglioni. E niente, ha mangiato. Cazzo, sì!
Bene, il primo pike è arrivato. Ovviamente la mangiata l'ho sentita appena appena. Ho capito che stava mangiando perché ho sentito due colpetti così sulla canna e allora ho ferrato. Non è stata una mangiata di quelle strappa canna. Anzi, molto timida, sembrava più la mangiata, non so, di un perca, cioè. Forse è complice anche la canna che ha un palo. Però sti cazzi. Di pescatori ce ne sono un bel po'. Ce ne sono tipo 4 o 5 in tutto il laghetto. E per il momento l'unica esca che ha fatto la differenza è stata questa qua di Botto Lures. E speriamo di fare qualche altra bella cattura. È arrivata subito la prima mangiata, dopo circa una decina di lanci. Cioè sti cazzi, se i lucci sono così in attività oggi mi diverto. Speriamo in bene, dai. Ci aggiorniamo dopo. Bella. Parrucconi? Guarda qua. Parrucca? Sì, io niente, raga. L'attività è praticamente pochissima, ho sentito forse un luccio poco fa, una bella mangiata, però non ne sono neanche pienamente sicuro. Comunque si spera di fare un'altra bella cattura. Ora ho montato una trota, questa qui. Vediamo di andare un pochettino più sui colori naturali. Comunque l'esca del botto è andata a segno praticamente ai primi lanci. E niente. Mai mollare. Ora vi voglio parlare dell'attrezzatura che utilizzo io per pescare il luccio. È un'attrezzatura nuova che ho preso da quest'anno, dato che non ho mai pescato a casting, quindi mi sono voluto fare la combo entry lever, ma abbastanza figa. Vi parlo della Abu Garcia Beast. È una 45 100 grammi per 6 piedi e 6. È una canna da jerk, ma che utilizzo anche con gomme senza nessun tipo di problema. Gomme fino a 90 grammi le gestisce egregiamente. Shimano Cardiff 401A, un mulinello proprio da battaglia, di quelli proprio da guerra, imbobinato con una trece della Power Pro da circa 60 libbre e terminale di circa 40 cm in fluorocarbon da 1 mm. Questo è il setup che utilizzo da quest'anno, quindi inizio stagione del luccio, per pescare i lucci ovviamente, perlomeno ci provo, però vi voglio dare dei piccoli consigli che servono per la pesca al luccio, sia per la salvaguardia del pescatore sia per la salvaguardia del pesce. Innanzitutto cavetto d'acciaio oppure in fluorocarbon da 1 mm, che sono fondamentali per non lasciare esche in bocca al pesce. Pinze a becchi lunghi, sono queste qua, sono delle pinze lunghe circa 35-40 cm che possono salvare la vita al pesce, perché se mangia molto profondo con le mani o con le pinze classiche non ci arriveremmo mai. Di conseguenza queste pinze sono essenziali, così riusciamo a slamarlo tranquillamente senza farci mordere le mani. E oltre a queste pinze qua servono dei tronchesini. Il tronchesino è essenziale nel momento in cui l'ancorina è in un punto troppo delicato per slamarlo, quindi si taglia e dopo il luccio, nel caso, riesce a espellerlo tranquillamente l'ancorina. Ovviamente se schiacciate gli artiglioni sarebbe anche meglio, perché il luccio riesce a tirarsela fuori strada facendo. Con l'ardiglione è abbastanza impossibile. Ora vi voglio far vedere l'esca che mi ha salvato il cappotto oggi. È uno shad da 15 cm di Botto Lures, è questo qui.
ha questa coda qua zigrinata, movimento bellissimo davvero. Al terzo lancio mi ha fatto prendere il lucciotto, un bel luccio sui 70 cm abbondanti, anche 80, non l'ho misurato appunto per rilasciarlo il più velocemente possibile. Con una testina piombata da 20 grammi e gli ho fatto io questa montatura qua con un cavetto molto, molto spartano, però si è rivelato molto funzionale. C'è anche nella misura da 17 cm con la paletta, il paddle davvero grosso come potete vedere. Sono esche artigianali, vi lascio il link in descrizione dei social di chi le costruisce. Scrivetegli tranquillamente qualsiasi domanda, qualsiasi esigenza, che non riesco più a parlare, di cui avete bisogno, che sono sicuro che vi saprà soddisfare alla grande. Oggi ho utilizzato anche un jig per raschiare bene il fondo e cercare comunque pesci fermi sul fondo, ma non hanno collaborato più di tanto. Dopodiché si possono utilizzare degli shad che imitano proprio il pesce foraggio, quindi trotelle, scardolette, cave d'anelli. Sono armati con amo e ancorina, tutto senza ardiglione. Schiaccio gli ardiglioni anche perché nel caso in cui vi si pianti in una mano un amo o un'ancoretta del genere, con l'ardiglione dovete andare per forza a pronto soccorso. Senza ardiglione la tirate via e male che vada sanguinate un pochino, ma comunque il danno diventa minimo. Per la pescata di oggi ho utilizzato anche questo jerk, che è un jerk molto economico. Ovviamente se lo recuperate lineare viene via dritto, dovete jerkarlo appena appena, però sti cazzi, è un jerk, se non lo jerkate cazzo usate a fare. È un jerk slow sinking, quindi resta sotto il pelo dell'acqua e ha questo movimento qui durante la jerkata, con un rattling interno che fa abbastanza rumore. E poi ho usato anche dei grubboni così, recuperati molto molto lenti. Questo qui è della Rapala, rimane sotto il pelo dell'acqua, mentre questo qui è un pochettino più pesante e tende ad andare giù sul fondo. Mi stavo dimenticando di una cosa molto importante di quando pescate i lucci. Questo. Un guadino enorme. Più grande è, meglio è, perché il pesce ci deve stare dentro comodo, in modo da darvi il tempo a voi di preparare pinze, nel caso il tappetino, nel caso anche in cui siete in barca, comunque di non salparlo dall'acqua e lasciarlo lì 5 minuti il tempo di prepararvi, ma può rimanere tranquillamente in acqua senza subire alcun danno. Quindi slamarlo, farvi la foto e rilasciarlo nel minor tempo possibile. Mi raccomando ragazzi, i lucci teneteli sempre in orizzontale, mai in verticale. Ovviamente se dovete rilasciarli, se rimane 5 secondi in verticale non succede nulla, però a lungo tempo gli si possono schiacciare gli organi. Quindi nel momento in cui avete fatto la foto col luccio in orizzontale, lo mettete in acqua, lo ossigenate, se riparte bene, benissimo, se riparte subito. Se invece ci mette un attimino a ripartire, tenetelo per la coda finché non è pronto a ripartire. Ragazzi, qui da Manolo Angler è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Comunque i miei primi lanci a casting non sono stati semplici, ho parruccato 3 volte, ho dovuto sbobinare tutto il filo, cioè su circa 130 metri per 3 volte completamente. Quindi piano piano prenderò la mano e piano piano le catture inizieranno anche a crescere. Ragazzi, grazie per la visione, ci vediamo alla prossima. Ciao belli!